Ci troviamo nella cartoleria, zero in condotta, speriamo che non mi diano zero anche a me. E ecco qui, Anna, Zaira e Spedito, che sono una alla commessa, una Zaira e Spedito sono i proprietari. E adesso le intervistiamo un attimo e andiamo all'interno. Ragazzi, andiamo, sì. Andiamo all'interno. Io non posso, c'ho la sigaretta. Sì. Lei c'ha la sigaretta? Allora, Zaira, qui vedo un attimo tantissime cartoline, no? Sì. Ad esempio, gli innamorati, le donne, gli uomini, chi è che di solito... Generalmente usano di più le ragazze. Le ragazze sono più romantiche? Come al solito, noi siamo sempre più romantiche, sì. Vanno molto bene questi dititti, i bigliettini di titti, sì. Perché è molto dolce come è molto dolce personaggio. Per... Ecco, sì. Riescono a conquistare l'uomo del cuore, sì, con titti? Sì. Ecco. Sì, sì. E Spedito, tu invece che mi dici, secondo te? Se tu devi fare un regalo, ad esempio, a una ragazza, vabbè, sei innamorato a Zaira, metti, non la conoscevi, che cosa gli regaleresti? Abbiamo qua una zona Betty Boop che sta andando tanto. Ah, anche le ragazze comunque usano le borse di... Cuoricini, cuoricini, pupazzetti. Cuoricini, comunque vedo un attimo che proprio è pieno di cuoricini, ragazzi. L'amore trionfa sempre. L'amore trionfa sempre. Perché avete scelto di chiamare questo negozio Zero in Condotta? A chi volevate punire? A lei. A lei perché? Perché Spedito? Perché a scuola non andavo bene, effettivamente. Effettivamente prendevi zero? Non proprio zero, ma diciamo no. Ecco, ragazzi, che cosa vi aspettate? Così giovani, un obiettivo grande che avete? Tutte e due. Di poter crescere. Di poter crescere e mettere tanti zero in condotta nel mondo? Esatto, cioè. Nel mondo. Allora, guardate, il salotto di Romantica. Zero in condotta. Il salotto di Romantica porta fortuna. Speriamo. E adesso che sarete su Inter lo sarà molto di più. Salutate tutti quelli Ciao. Che vi vedranno. Venite. Ciao. Vi aspettiamo. Veniteci a trovare.